Primo mito, l'importanza di votare. In realtà il voto singolo di una persona incide per una unità su qualche decina di milioni, cioè il totale dei votanti. Quindi per poter influenzare l'esito di un evento, delle elezioni, il nostro voto singolarmente preso non è rilevante, perché non sarà il nostro voto a decidere il vincitore di un'elezione. Inoltre il nostro voto riguarda l'elezione di un partito o di un candidato, i quali, una volta al potere, prenderanno le decisioni al posto nostro e noi non avremo più alcuna influenza. Cioè, dopo aver eletto i rappresentanti, non saremo più in grado di controllarli. Questo rende il nostro singolo voto ancora più irrilevante. Spesso poi il voto rappresenta una vaga preferenza che ha delle contraddizioni interne. Un esempio è quello di un votante che è contrario che vengano spesi fondi pubblici in aiuti al terzo mondo o per una missione di pace in Afghanistan. Potrebbe allora votare un partito che si opponga a queste due voci di spesa. Se però quel partito fosse anche a favore dell'innalzamento dell'età pensionabile, mentre invece il votante è contrario, allora ecco una contraddizione interna, perché non si riesce a individuare un politico o un partito con cui andare completamente d'accordo su tutto. Oltretutto, molto spesso i partiti o i politici eletti si rimangeranno le promesse fatte in campagna elettorale. E l'unica cosa che possiamo fare è aspettare alcuni anni per votare un altro partito, un altro candidato al turno elettorale successivo, con risultati che quasi sicuramente si discosteranno solo leggermente da quelli precedenti, cioè rimarremo delusi di nuovo. Votare significa cedere la nostra libertà in cambio dell'illusione di poter influire sul processo decisionale. Quando Tizio e Caio si recano al seggio, pensano di poter condizionare la direzione che il paese si appresta a prendere. Ma in realtà la stragrande maggioranza di tutte le altre persone, quindi tutti gli altri elettori, stanno a loro volta decidendo quale direzione dovrà prendere la vita di Tizio e di Caio. Quindi attraverso il voto Tizio e Caio perdono molto più controllo sulle loro vite di quanto non riescano a esercitarne sulle vite degli altri. Manterrebbero un'influenza molto maggiore se fossero in grado di operare scelte autonome. Per esempio decidere come spendere il proprio denaro senza prima dover cedere al governo oltre la metà del proprio reddito in tasse d'ogni tipo. Un altro esempio: nel sistema democratico abbiamo uno scarso controllo diretto sull'istruzione scolastica che viene data ai nostri figli. Per farci sentire dal mondo politico dovremmo creare un gruppo di pressione, presentare petizioni ai rappresentanti politici, organizzare movimenti di protesta. Ed esistono organizzazioni di genitori che lo fanno, ma dedicano molto tempo e molte energie per ottenere risultati quasi nulli. Sarebbe assai più semplice ed efficiente se lo Stato non intervenisse affatto nel campo educativo, lasciando insegnanti, genitori e studenti la libertà di operare le proprie scelte. I rappresentanti di ogni partito sollecitano i cittadini a votare, ma soltanto perché un'alta affluenza alle urne conferisce alla classe politica un diritto morale a comandare sul popolo. Molte persone sono convinte di avere il dovere morale di andare a votare. Spesso si dice che chi non vota perde il diritto di esprimere la propria opinione nei dibattiti pubblici o di protestare contro certe decisioni politiche. Ma in realtà chi non vota semplicemente si rifiuta di accettare le grandi illusioni spacciate dalla democrazia. Purtroppo la maggior parte delle persone sono così condizionate da arrivare al punto da amare il proprio sequestratore, cioè lo Stato e la democrazia. Infatti queste persone non comprendono che delegare a politici e burocrati i poteri che poi i politici e burocrati eserciteranno su di loro, sulle loro vite, rappresenta una rinuncia alla loro indipendenza, cioè rinunciano alla loro libertà per consegnare a politici e burocrati dei poteri che poi saranno utilizzati contro le loro stesse vite, cioè le vite dei cittadini.